Avete riaperto il Miramonti nel Abbiamo 1950 visto l'orologio del 50 dopo la guerra e lo avete fatto dopo la con un. guerra. E dopo la guerra tutta la gente voleva vivere di nuovo ed era un bel periodo. Quindi avete fatto una grande festa in Eh quell'occasione. sì, avevamo fatto diverse feste, perché tutti gli alberghi facevano grandi feste. Lei iniziò al Miramonti lavorando al bar, giusto? E com'è che ha conosciuto suo marito? L'ho conosciuto in albergo. Perché lui era il figlio del proprietario, Sì, giusto? non era ancora sposato, aveva 30 anni e l'ho dovuto chiedere il papà, promesso, ha detto i fratelli con lui, parlato con papà e papà. Poi sì. E una volta era così usata, no? Certo. E dopo invece mi voleva bene, anzi ha detto se dovesse andare con qualche nuova, andare con me. Ho Perché capito. io facevo mangiare e facevo i lavori in casa, insomma, ero più pratica degli altri. E come andò quella volta che si ruppe una bottiglia di champagne? Cosa Sì, quella successe? volta è stato il principio. Cosa accadde? Il principio e poi dopo. Ma come successe quella cosa della bottiglia di È champagne? perché mi voglio andare a bacio e lei è caduta la bottiglia. Si vede che io mi sono ritirata, non lo so io, non mi ricordo. Certo. Senta, quanto bene vuole lei a Cortina? Dove Tanto. vive durante l'anno? Prego? Dove abita durante l'anno? La lana. All'Ana. Allora ho aperto la casa del mio fratello, che è una grande casa, e sono 15 appartamenti, e io e mio fratello hanno un piano, abbiamo il terzo piano per noi. Io ho qua l'appartamento, lui ce l'ha là. In estate però viene a Cortina. L'estate vengo a Cortina, sì, che stanno pensando di non poter, e invece è andata. Presto festeggiamo i 102 anni. Qual è la sua Sì, data di nascita? il 13 del 9 del 17 la nascita. E quindi fra poco faremo 102 anni. Eh? Fra poco saranno i 102 anni. Bene. Sì, 102 anni. E mi basterebbero. Tanti auguri allora. Grazie.